Nelle prossime settimane il Parlamento europeo dovrà approvare il regolamento di istituzione del Fondo per una transizione giusta ed individuarne le risorse e definire la ripartizione tra gli Stati membri. Un appello per una strategia comune per quella che può essere una importante opportunità per il territorio brindisino arriva dal segretario cittadino del Partito Democratico Francesco Cannaliere, che ha anche annunciato una interlocuzione con il commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, che si è reso disponibile a verificare le criticità emerse nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, come l'erronea ubicazione della centrale di Cerano nella provincia di Taranto invece di quella brindisina. Negli ultimi giorni si è sollevata una criticità giusta, che è quella che c'è stato un refuso da parte della Commissione europea sull'ubicazione della centrale di Cerano. Io non sarei negativo, comunque non avrei un approccio pessimista rispetto a questa, a questa evenienza. Infatti nelle scorse ore personalmente, insieme anche all'aiuto di Rosy Barretta, abbiamo preso contatti diretti con Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, e con l'europarlamentare a Pina Picerno che ci hanno rassicurato del fatto che questa è una fase puramente programmatoria. E che in qualche modo verrà valutato questo refuso e che comunque non, non sarà risolutivo, nel senso che nei prossimi mesi verrà approvato al Parlamento europeo il regolamento per l'istituzione di questo fondo per una transizione giusta, e quindi sarà, sarà dovere nostro di tutte quelle aree in cui ci sono delle realtà che in qualche modo hanno convissuto con il carbone, e in questo caso è la centrale. Di Cerano e devono in qualche modo strutturarsi e far sì di trovare una strategia comune per, in qualche modo, ambire ad essere area obiettivo nella prossima programmazione comunitaria.